raggiunge un traguardo importante. Non poteva mancare l'emozionante dedica nel giorno del compleanno del noto conduttore. Un traguardo quello dei 60 anni che va festeggiato come merita. La moglie Francesca Vaccaro non poteva che aggiungersi al coro che ha intonato affettuosi auguri fin dalle prime ore del mattino. La dedica è emozionante ed è una vera e propria dichiarazione d'amore. E pensare che si definiva un single incallito. Queste le sue parole e anche la sua convinzione prima di innamorarsi perdutamente della sua Francesca, non ho mai convissuto, sono sempre stato un single incallito. Giorgio Panariello e Pieraccioni pensavano che fossi l'Alberto Sordi del gruppo, che non si sarebbe mai sposato. Ma l'amore è così, non dà mai il preavviso. Quando il suo sguardo ha incrociato quello di Francesca, di colpo tutto ha acquisito un senso diverso. Ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta. E lo zampino anche da parte di una cara amica e collega, Antonella Clerici. Poi, avevo seguito il consiglio di Antonella, che mi aveva detto: guarda Ciccio, stavolta o dai col brillozzo o non la ribecchi più. Punto e Antonella Clerici ci aveva visto benissimo. Perché quello tra e Francesca è stato amore a prima vista nonostante la differenza d'età e alcuni pregiudizi sull'amore da superare insieme. Ci siamo conosciuti quando tu avevi 40 anni e io 29. Mi sono innamorata di te appena mi hai aperto il tuo cuore e hai rivelato la tua anima profonda di valori veri, saggezza, onestà, simpatia. Un po' di bischeraggine che si confà ad un vero toscano. Continua a leggere dopo le foto e il post. E il messaggio di auguri per i suoi 60 anni non poteva che risuonare dolcemente come un'emozionante dichiarazione d'amore a cuore aperto. Sei arrivato alla soglia dei 60, ma in fondo siamo rimasti il quarantenne e la trentenne di quando ci siamo conosciuti. Sei il mio pilastro. La mia forza, il mio conforto, la mia famiglia, il mio mondo. Auguri amore mio. Buon compleanno. E il conduttore ha ricambiato pubblicando la foto del regalo e i suoi più emozionati ringraziamenti. Grazie Francesca e Matteo, amori miei. Grazie a tutti per gli auguri per i miei 3 volte 20 anni. Pubblicato il 13 marzo 2021 alle ore 10:34. Ultima modifica il 13 marzo 2021 alle ore 10:34.